quasi 2,50 euro al litro. Questo è il costo della benzina oggi in autostrada, costo che sta diventando ormai insostenibile non solo per gli autotrasportatori ma anche per le persone comuni che sono costrette anche per raggiungere un luogo di lavoro ad utilizzare l'autostrada e di conseguenza molto spesso anche distributori sull'autostrada. E quello che ci spaventa è il fatto che aumentano di giorno in giorno e potrebbero addirittura arrivare a toccare i 3 euro. Oggi vengo da Bergamo a Cremona per lavoro, però è un salasso ormai per le famiglie. E quanto ti costa ad esempio andare da Bergamo a Cremona e Cremona a Bergamo? Sui 20 euro, anche di più. Siamo in quattro, guidiamo tutti, abbiamo ognuno la sua macchina, quindi mio figlio fa 70 euro e ci va neanche una settimana. Io all'ultimo che occasione che ho trovato ho pagato 2,6. 2,6? Sì. È carissimo. Carissimo, purtroppo. Quanto ci hai messo per fare il pieno? Fare il pieno 540 euro. Prima massimo arrivava a 400. Chi che non ce la fa interrompa il viaggio o il trasporto. Ogni giorno aumentano di 10-15 centesimi, non di poco. Ma anche uscendo dall'autostrada i prezzi non cambiano di molto e il costo degli spostamenti continua a salire senza sosta. Secondo me c'è anche un bel gioco. È una speculazione. Ad essere preoccupati sono anche gli stessi titolari delle pompe di benzina, che vedono un drastico calo del consumo e la paura che presto l'intera filiera del trasporto potrebbe fermarsi lasciando gli scaffali dei supermercati vuoti. Se continua ad andare avanti così rischia davvero che in autostrada arrivi a 3 euro al litro. È una vergogna, alzarsi la mattina, dover cambiare i prezzi tutte le sante mattine è una vergogna. È una vergogna andare dal cliente a chiedere quanto deve fare. La loro domanda è, dopo aver fatto 10-20 euro, quanti litri mi ha dato? Io personalmente mi vergogno di dire i litri che ha preso. Non abbiamo ancora toccato il fondo perché continueranno anche ad aumentare anche nelle prossime settimane, almeno questo è quello, sono le indicazioni che ci arrivano sia dall'assistente rete che dalle compagnie in generale. La tendenza abbiamo visto che dai 20, 25, 30 euro, che è un po' la media di quello che le persone normali fanno, ci siamo passati a 10, 15 ma anche 5 euro alla volta.